quando nasciamo siamo fondamentalmente tutti uguali, cinesi, indiani, americani, pakistani, africani. Quando nasciamo, che siamo appena nati, siamo fondamentalmente tutti uguali. La nostra mente è libera da preconcetti, è libera. Man mano che cresciamo, però, cosa succede? Qualcun altro comincia a mettere dentro il nostro cervelletto, dentro la nostra mente, senza nemmeno che noi ce ne accorgiamo, delle idee. I genitori, il catechismo, la scuola, l'allenatore, il mister, gli amici, la televisione, la pubblicità. Tutti questi elementi esterni cominciano a mettere dentro il nostro cervello, dentro la nostra mente, delle idee. Queste idee formano il paradigma. Noi siamo il paradigma. Siamo quello che altre persone hanno messo dentro al nostro cervello. Questo è un grosso problema, perché all'inizio, quando noi nasciamo, africani, cinesi, americani, giapponesi, nepalesi, all'inizio siamo tutti uguali. La nostra mente è libera. Qualcun altro ha cominciato a mettere dentro al nostro cervello delle idee. Se questo concetto è chiaro, allora sei già a metà della strada per la liberazione, per essere libero. È un percorso difficile, a volte anche doloroso, perché ti accorgi, camminando e progredendo, che quello che credevi che fosse la realtà e che fosse giusto, tutto ad un tratto non ha più valore. Quindi cosa succede a quel punto? Ti senti un po' disperso, ti senti senza meta, ti senti disperso, un po' in difficoltà. Beh, questo è l'inizio. Se tu hai questa sensazione, hai capito questo concetto, devi fare il secondo step. Qual è il secondo step? Mettere dentro il tuo cervello nuove idee. Da dove le prendi queste idee? Well, questo dipende da te. Leggendo, studiando, ascoltando, chiedendo consigli agli altri, cominci a scrivere una nuova mente, cominci a decifrare un nuovo paradigma, cominci a diventare una nuova persona. Il modo più semplice per farlo è scrivere le nuove idee, i nuovi concetti su un pezzetto di carta. Una volta che lo hai scritto su un pezzetto di carta, hai il modo tutti i giorni di ripetere queste informazioni, ripetendo queste informazioni la mattina presto e la sera, e ogni volta che ti senti un po' sperso, senza idee, costruisci una nuova mente, un nuovo paradigma, giorno per giorno, day by day, settimana per settimana, week by week, anni dopo anni, hai costruito una nuova fucking mente. E nessuno più può cancellarla, perché chi decide quello da mettere dentro il tuo cervello sei solamente tu.